Risolviamo questo problema di geometria che ci dice che il rapporto tra le dimensioni del rettangolo ed esattamente tra altezza e base è di 5 terzi, cioè l'altezza AD è uguale a 5 terzi di AB. E ci dice inoltre che l'area del rettangolo è 735 cm quadrati. Ci chiede di trovare il perimetro del rettangolo. Allora, il perimetro lo troviamo moltiplicando per 2 la somma di base più altezza, cioè dobbiamo moltiplicare per 2 AB più CD, e quindi ci serve di trovare sia AB sia CD che per adesso non conosciamo. Dire che AD è i 5 terzi di AB significa dire che abbiamo preso la nostra base AB e l'abbiamo suddivisa in tre segmenti, ciascuno di un terzo. Quindi ciascuno di questi segmenti vale un terzo. Di questi segmenti da un terzo, per costruire l'altezza D, ne ho dovuti usare 5. Ecco qui che vado a disegnarli. Scusate, lo faccio in maniera un po' meno. Ecco qua. Ed ecco i miei 5 segmenti che compongono l'altezza AD. Ora, a partire da questi segmenti possiamo disegnare un reticolo che va a suddividere il nostro rettangolo in una serie di quadratini che ha per lato un terzo. Ecco qua. Quello che voglio fare adesso è sfruttare il dato dell'area del rettangolo per trovare l'area di uno di questi quadratini. Per trovare l'area di uno di questi quadratini non farò altro che dividere l'area di ABCD per il numero dei quadratini, che sono 3 per 5, 15 quadratini. Quindi 735 centimetri quadrati diviso 5, 15. Utilizzo la calcolatrice per fare prima. 735 diviso 15, 49. Quindi 49 centimetri quadri è l'area di un quadratino. Ecco qua. Cosa posso trovare adesso che conosco l'area di uno di questi quadratini? È molto semplice, posso calcolare il lato del quadratino. Il lato L, che guarda un po', è proprio uguale al nostro segmento da un terzo. Quindi un terzo è uguale al lato del quadrato, che sarà uguale all'area del quadrato fatto la radice, cioè è uguale alla radice quadrata di 49 centimetri quadrati, che è uguale a 7 centimetri. Adesso ho la misura di un segmento da un terzo. Perciò posso calcolare sia AB, che sarà uguale a 1 terzo centimetri per 3, che è uguale a 21 centimetri. Il 3 lo tiriamo fuori dal fatto che il segmento AB è composto da tre segmenti da un terzo. E poi il segmento AD, che sarà uguale a 7 centimetri per 5, cioè 35 centimetri. Il 5 lo tiriamo fuori dal fatto che AD è composto da 5 segmenti da 7 centimetri. Ora possiamo finalmente calcolare il perimetro, che sarà uguale a 2 volte 21 più 35, cioè 66 per 2, o 2 per 66 centimetri ovviamente, che fa 112 centimetri.